Ben rientrati qui a Non Solo Calcio, salutiamo Barbara, Tiziana e ora siamo alla, diciamo, al momento che piace di più, ecco, a Salvatore. A Salvatore e io... i nostri ospiti, non è Tiziana, perché di solito devi sapere, Tiziana vengo qui, si beve il vino, capisci? Ah. Dice, ma noi là andiamo nella cantina di Non Solo Calcio. Allora, tu versi, nel frattempo certamente, spiego certamente. La rubrica non sarò bravo come Salvatore a versare. Allora, in Vino Veritas noi ti faremo ubriacare. No, no, però guarda, ti abbiamo messo anche da lì per dire la verità, vogliamo essere cattivi. Però ecco, ti faremo qualche domanda un poco più così, diciamo, però ti vogliamo piccante. Bene, quindi dai, cerchiamo di non esagerare questa volta. Anche perché io mi ubriaco, ecco, pure io vuoto, sono la stella, quindi, praticamente. Peggio per voi. Allora, ora ci facciamo un bel brindisi a Tiziana e i suoi successi. Grazie. Che noi le auguriamo davvero con tutto il cuore, perché noi facciamo sempre il tifo per i nostri artisti. E a Non Solo Calcio, al dottor Sonno. Gli occhi, bisogna guardarsi gli occhi. Ecco qua, questo è il momento cruciale. Inizio io, inizi tu. Inizio dai. Buono, è un vino che mi piace. Complimenti io a Carcuto. Sono molto... Ottimo. Molto diffidente. Infatti c'è il regalo, Gisonna, non glielo diciamo perché sta aspettando ormai da due edizioni un po' di vino. Dai, scherzo. Te lo metto da parte, non ti preoccupare. Allora... di solito, sai, un po' tutti gli altri hanno delle fobie, delle manie. Tu, ad esempio, prima di salire sul palco, cioè, hai un rito scaramantico. No. Vai in ansia, in attacco di pace. Cioè... No, in ansia no, però comunque mi devo avviare un poco prima della, cioè, della fai mia qualcosa entrata. Tipo solitamente, la stessa no, cosa. No, la cosa che faccio mi copro. Dici, non si è mai prendo le freddo. Che colpo di freddo, eh? Sì, perché devi sapere che in alcuni punti del teatro spesso capita che c'è un gelo tremendo, oppure il camerino freddissimo, poi fuori caldissimo. Allora, dici, non quindi mai io ho onde evitare problemi, ho sempre la mia stola che mi porta porto fortuna, anche dietro allora. Le quinte. Poi prima di entrare in scena, infatti però, spesso e volentieri è capitato che stavo entrando in scena con la stola. Però secondo me Tiziana è scaramantica, non ce lo vuole dire. Non ha bevuto abbastanza. Ah, non ha bevuto abbastanza. No, se bevo mi ubriaco. No, ma sicuramente quello che fa è anche attinente con la... Perché veramente mi piace, non sto scherzando. E infatti c'è il cadeau per te. Lo bevo. Anche attinente a quello che parleremo nel nostro angolo più tardi sui colpi di freddo, ecco, apposta, non anticipiamo niente su quello che poi chiederò a Tiziana, una ma sicuramente già si vede che lei serve e anche lo scialle, vedi? Anche lo scialle, vedi? Però non in scena, lo no, non in scena. Allora ti faccio adesso la domanda un pochettino cattivo, dottor Sol, è una tua cliente, non ti conviene, la perdi. No, ma sicuramente risponderà a tono, perché abbiamo visto che è una persona che sa difendersi, ma non ha bisogno di difendersi, ma sicuramente prende a petto. È una donna intelligente, oltre a essere bella. Quello che le succede, sicuramente. Grazie. Come attrice hai fatto un ruolo nel Babbo Natale Non Viene da Nord e nello Zappatore hai fatto Elvira. Quindi ruoli un po', diciamo, cattivi, un po' così. Li preferisci o preferisci fare la parte di Biancaneve? No, li preferisco anche perché sono abbastanza nelle mie corde come ruoli, o meglio, sono ruoli che mi danno, perché forse evidentemente dall'aspetto l'aspetto mi porta a fare quei ruoli. E lo dico anche perché c'è stato un casting director che agli inizi, quando ho iniziato, disse tu c'hai un'arma a doppio taglio, qual è? Sei molto appariscente, quindi puoi fare soltanto ruoli da protagonista e da antagonista. Cioè, praticamente dici... Mi ha bocciato. È un'arma a doppio taglio, veramente, certo. Perché è difficile, perché di solito i ruoli di protagonisti vengono affidati a persone più conosciute, quindi io devo faticare un po' di più. Però poi quando becco il ruolo, c'è da dire che le persone che riescono a trovarsi meglio nei panni dei cattivi sono poi le persone più buone e docili che si conoscono. Abbiamo visto un po' di persone, un po' di attori che sono di questi. Infatti all'inizio mi stupivo un po', dicevo, ma come, perché mi fanno fare la parte della cattiva? Però poi effettivamente... Anche perché tu poi sei buona, quindi tempo... la fatichi, no? Poi sì, però col tempo ho capito perché effettivamente magari l'occhio... Un po' glaciale, viso, un po' così. Sì, glaciale, un po'... Un po' nordico, un po' come diceva Lellorina. Infatti a me mi prendono per russa. Devi sapere che io i ruoli campani da napoletana non li faccio. Sono la prima ad essere scartata perché straniera. Sono bionda con gli occhi chiari. Ma sei napoletana? Purtroppo sì. Di solito chi ha un compagno importante, un fratello importante con un cognome, dicono che è un handicap. Sì. E non è.
un punto a tuo È un favore. handicap, sì, purtroppo non è un punto a mio, per certi versi è un punto a mio favore, per altri Diciamo, la invece maggior parte dicono non è un punto a no. mio Un punto a favore. mio favore, sì. Però l'amore ripaga, Certo, perché siete assolutamente. molto uniti, Sì, lui. ma di chi stai parlando? Io Ha paura di dirlo, non Ho so paura perché non vorrei. perché. Allora No, lo dico io, visto no, che è anche un no, no, nostro amico. sai perché? Perché giustamente devo dire la verità. Cioè, No, non ha siccome detto il nome, ho detto, ma di chi Maurizio stiamo Casagrande. parlando? No, giustamente devi Maurizio sapere che Casagrande, diciamo, io Maurizio allora Casagrande. stimo lei, quindi parlare di Maurizio mi dà fastidio, infatti, però io li ho visti insieme, lui è davvero fantastico, la ringrazio spesso sul palco perché immagino che per Nel suo te. spettacolo sì, Sì. sono l'aiuto regia. Quindi non è poco aiuto, Doppio regia. lavoro, Ecco. Doppio ti prendi lavoro. anche le partacce poi. No, io sì, faccio anche da aiuto E regia. riuscite voi, andate d'accordo? Sì, infatti cosa strana, forse perché noi ci siamo conosciuti, vedi, proprio a E teatro. quindi sapete i Lui tempi, era immagino. regista di uno spettacolo che facevo e È poi nato è l'amore. nato l'amore, come spesso succede poi in questo settore. Infatti ci combiniamo, che Vabbè, ne perché so, poi uno si trova con gli attrice o orari. macchinista Vabbè, normale. oppure regista. Giornalista Passa con mo cacciatore, brava, è sì. così. Beh, E passano molto tu? tempo. E il Passano molto farmacista tempo. invece con. E il farmacista Farmacista invece con. di solito con le farmaciste, ma io ho scelto la professoressa d'italiano No, proprio perché perché avevo vabbè, cambiamo bisogno. settore. Ho provato anche la farmacista, però ho preferito poi non No, dici se no lavorare. lavoro anche a casa. No, Noi comunque invece. si litiga anche al lavoro, si litiga, perciò No, chiedevo il fatto di no, no, noi essere. non No, litighiamo, forse noi siamo no, fortunati perché siamo amiamo molto il nostro lavoro. d'accordo. Allora parlare sempre poi di lavoro a casa fa bene, forse sarà quello. Forse siamo una coppia anomala, non lo so, anzi, andiamo molto d'accordo proprio per il fatto che facciamo lo stesso lavoro. Poi ti ripeto, la cosa buona è stata che io comunque già lavoravo come Non è attrice che hai e qui non iniziato. è che ho iniziato con lui come molti pensano, ma non è Vabbè, così. ma lasciali pensare. Lasciamoli pensare. E poi lui ti dà dei consigli, ecco come è Questo severo, è sì. severo. Oh, ammazza. Perché io lo vedo un Se mi tipo. fa piangere, mi fa piangere. Quando lui mi dirige per le cose sue che capitano, infatti l'anno Dici, non prossimo, lo voglio no, fare. l'anno prossimo farò uno spettacolo con Non lui. Non anticipiamo. anticipiamo Qua niente. copiano Vediamo come subito. va. Vediamo come va, mi cazzea. Però all'inizio ti avrà Lui mi fa fatto ridere. All'inizio piangere. ti avrà fatto ridere. Sì, però anche Ha all'inizio giocato la era. sua carta. Quando non stavamo insieme era comunque severo con me. Io poi gliel'ho chiesto. Lui mi diceva: no, perché tu sei un'attrice che va picchiata. Ah, vedi, proprio lui, capito? Va Bene. picchiata per tirare fuori. Hai capito? Ci sono dei. No, ti deve far innervosire, Sì, giustamente, sì, sì. perché tu sei una di No, accetta le poi ti sfide, dico la forse. verità, io con lui ho proprio timore, ho proprio ansia. Infatti, spesso può capitare che sto preparando un provino, dico: ah, Maurizio, mi vuoi ascoltare? Anzi, forse lui spesso volentieri ti ascolto. Perché E ho doppia. il terrore, perché dico: no, se vado male con lui è la fine, È anche la perché fine. artisticamente per me è il top. Quindi se Lo lui mi è dice una anche per cosa noi, è quindi. veramente Bibbia, Vangelo, quindi lo Una devo delle punte di ascoltare. diamante dei nostri attori napoletani. Ecco. Quindi Sì, no, diciamoci punte la di diamante, verità. detto Poi io l'ho bene, visto quindi. quest'estate proprio a Bad Homizia, uno Con la musica spettacolo. mi gira intorno. Davvero è stato fenomenale, Sì. davvero. Ha una padronanza del palcoscenico che credo che pochi attori riescono ad avere in quel Sì, lui modo. è bravo Si in immedesima, cioè tutto, come riesce proprio. regista, Vero. come musicista, come Costumista, perché anche quello lui l'ho conduttore, come notato. Sì. tutto, come Vabbè, tutto. Maurizio, ti stiamo tirando dentro, ti Maurizio, ti aspettiamo, aspettiamo, ma non eh? solo Ti calcio. aspettiamo, a questo punto penso che abbiamo lodato abbastanza per poterti avere qui con Però noi. adesso, Volevo prima. fare Sì, una domanda. vai, vai, vai. Il ruolo a cui sei rimasta più legata? Proprio questo, quello di Alice in Babbo Natale non viene da Nord, perché mi ha dato veramente tante soddisfazioni. Ci ho lavorato molto, anche con l'aiuto di Maurizio, perché lì il regista era Maurizio. E proprio per quel ruolo io, ti ripeto, ci ho messo veramente tutta me stessa, anche perché qualcuno poteva pensare, la fidanzata sta nel film, invece non era così. Pensa che io fino all'ultimo giorno non ho detto che facevo il ruolo, perché la mia paura era che la produzione poteva, non imporre, Certo, però vedeva. poteva dire: prendiamo un'attrice più conosciuta, perché il ruolo era un bel ruolo importante. Maurizio, quando ha scritto il film, ha
mi disse guarda, sicuramente facciamo qualcosa pure per tenerti nel film, perché di solito noi facciamo così nei nostri progetti, chiamiamo sempre l'amico, il parente, quindi ci sarei stato. Io disse non lo so se esce qualcosa. Poi è uscito questo ruolo e lui disse guarda, ma ti dico la verità, questo lo puoi fare proprio tu, questo ruolo. E l'ho fatto io, però sempre col timore dell'ultimo momento che poteva arrivare qualcuno. Capelli sul microfono. Ah, vai. Ok, continuo. No, continuo. Quindi poteva arrivare qualcuno e prendere il mio posto. Poi l'ho fatto, mi sono impegnata tantissimo, ho avuto tante soddisfazioni. E lui che ti ha detto? Dalla lui che produzione, ti ha detto? Dalla distribuzione, che sono quelli che magari sono sempre un po' più, sai, resti a fare i complimenti e le cose, poi dal pubblico anche. Soprattutto. Poi è un bel ruolo, anche perché ho interpretato proprio la cattiva della favola. Di Natale, il Grinch. Cioè, proprio allora, quindi è il ruolo al quale sono più legata. Grazie. Allora, parlando di, diciamo, di talent, di famiglia, insomma, adesso ci guardiamo l'intervista a un prodotto di Ivan Granatino che ci è venuto a trovare. Ciao. Guardate, e questo ragazzo, come ha detto Ivan, farà sicuramente tanta strada. In bocca al lupo. Seguite.